Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per poter giocare le partite live. Il metodo che vi andrò a proporre non ha bisogno di una ricerca accurata delle partite da poter andare a giocare, perché si tratta di una puntata con un'eventuale giocata al recupero. Ma partiamo con l'esempio pratico per capire come iniziare con il nostro gioco. Vado sul live, quello che dobbiamo fare non è altro che giocare over 0.5 primo tempo. Dunque seleziono una partita appena iniziata, vado su una partita, seleziono primo tempo e vado a giocare over 0.5 primo tempo. Qui abbiamo un over 0.5 primo tempo a 1.40. Dunque noi andremo a giocare over 0.5 primo tempo, però la quota non deve essere inferiore a 1.25, altrimenti in caso di vincita non riusciremo a recuperare le somme che abbiamo perso precedentemente. Il consiglio che posso darvi prima di giocare le vostre partite è quello di andarvi a vedere cosa hanno fatto nelle partite precedenti, ma giusto per evitare squadre che a stento fanno un gol oppure che non subiscono nessun gol. Anche perché se andiamo a beccare 2-0-0 consecutivi andremo a perdere tutto il capitale. Prima di giocare andremo a vedere in statistiche, giusto per vedere cosa hanno fatto nelle partite precedenti. Qui abbiamo che la squadra di casa subisce e fa parecchi gol, la squadra ospite segna sempre, però non subisce gol. Per me questa partita può andare bene, perché anche comunque sono squadre che segnano e dunque la vado a giocare. Dunque metto 2 euro e vado a giocare. Ok, abbiamo giocato la nostra partita, dunque non ci resta che aspettare. Nel caso in cui questa partita finisca al primo tempo 0-0, io mi andrò a giocare over 0.5 al secondo tempo, seguendo questa tabella. Praticamente la mia quota minima deve essere 1.25, qui ho messo una quota ipotetica a 1.35, cosa succederebbe nel caso in cui vado a giocare una quota a 1.35. Dunque praticamente il gioco si svolge in questo modo: io scelgo una partita e mi gioco over 0.5 al primo tempo, gioco 2 euro, nel caso perdo vado a perdere 2 euro, nel caso vinco, se gioco una quota a 1.35, andrò a prendere 2,70 euro, dunque guadagnerò 70 centesimi. Nel caso in cui vado a perdere, dunque la partita al primo tempo finisce 0-0, io andrò a fare una giocata al recupero per 4 volte, perché questi calcoli li ho fatti con una quota di recupero di 1.25. Devo giocare 4 quote per poter recuperarne una. Nel caso in cui la partita finisce 0-0, io dovrò andarmi a scegliere un'altra per poter recuperare le somme che ho perso in precedenza. Dunque andrò a giocare per 4, 8 per 4 sono 32, dunque vado a giocare 32 euro. In caso di vincita andrò a prendere 43,20 euro, dunque vado a vincere 1,20 euro. Naturalmente se il primo tempo va a finire 0-0 faccio un'ultima giocata di recupero dicendo 28 euro, in caso di vincita vado a vincere 172,80 euro, guadagnerò 2,80 euro. Naturalmente l'obiettivo è quello di evitare gli 0-0, almeno 2-0-0 di fila. Se naturalmente voglio rischiare di meno posso iniziare con una giocata
di 1 euro invece di 2 euro. Dunque, per poter giocare 1 euro vado a scegliere due partite. Facciamo un esempio. Praticamente vado a scegliere due partite, per esempio questa qua che ho già giocato, più un'altra partita. In pratica vado a giocarmi due partite. Clicco su sistema. Praticamente mi vado a giocare due colonne da 1 euro per un totale di 2 euro. O praticamente se una delle due non va, se non segna al primo tempo, io praticamente queste sono due giocate distinte. Se una delle due segna al primo tempo, vado a vincere l'importo della quota corrispondente. Nel caso in cui una delle due non segna, io andrò a giocare un recupero nel secondo tempo. In pratica andrò a giocare 4 euro. Nel caso in cui vado a vincere, prenderò 5,40 per una vincita di 40 centesimi. Se voglio rischiare ancora meno, praticamente andrò a scegliere 4 partite dove giocherò 50 centesimi in singola per partita. Nel caso in cui una delle quattro non segna, solo su quella partita mi andrò a giocare il mio recupero eseguendo una giocata da 2 euro. Nel caso in cui finisce 0-0 la partita, mi sceglierò un'altra partita da giocare over 0,5 primo tempo da 8 euro. Se non segna al primo tempo, mi farò una giocata da 32 euro al secondo tempo. Sembra chiaro che lo scopo del gioco è quello di evitare gli 0-0. Naturalmente, io più 0-0 vado ad evitare, più piccole vincite posso andare ad accumulare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!